test sierologico, ecco come si fa. Le nostre telecamere nella clinica Villa Maria di Campobasso, dove da domani sarà possibile effettuare l'esame. Tregua coronavirus, nessun caso a Pasqua e Pasquetta, i contagiati restano 257, 2486 i tamponi processati. Ad Agnone un elicottero per consegnare in urgenza farmaci e generi di prima necessità, il mezzo messo a disposizione da un privato di Schiavi d'Abruzzo. Riaprono librerie e negozi di abbigliamento per bambini, messaggio di speranza per un ritorno seppur lento alla normalità, ma i danni sono importanti. Viadotto Liscione, Federico interroga il ministro, lavori assegnati all'AMEC, società amministrata da persone indagate per bancarotta. Infine lo sport, il calcio, Cudini e la conferma sulla panchina del Campobasso, con il club c'è grande feeling, confessa il tecnico a Teleregione, da parte mia non c'è nessun problema. Volley, parla Patriarca, chiudere la stagione, unica soluzione. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. In apertura, lo avete sentito dai nostri titoli, parliamo di test sierologici, come si effettuano. Le nostre telecamere questa mattina sono state nel laboratorio analisi di Villa Maria, dove da domani sarà possibile effettuare l'esame. Tutti i particolari nel servizio, poi parleremo con il DG dell'ASREM Florenzano, parleremo anche di librerie e negozi di abbigliamento che oggi hanno alzato di nuovo la saracinesca. E allora, intanto i test sierologici. Siamo alla casa di cura Villa Maria di Campobasso, un piccolo gioiello per la nostra realtà regionale, chiusa dal 12 marzo proprio in virtù di quanto accaduto nel resto del paese. Dunque non ci sono stati pazienti, gli operatori hanno lavorato per quanto possibile all'interno nell'organizzare quella che sarebbe stata la fase successiva, e cioè quella che ci sarà domani, perché domani questa casa di cura riapre per le emergenze, per i ricoveri di urgenza, e anche in questo caso giù c'è un piano isolato dove saranno fatti passare i pazienti sottoposti al famoso test sierologico, che è un preliminare eventuale del tampone che rileva la presenza del Covid. Dunque domani Villa Maria riapre dopo gli accertamenti che sono stati fatti nei giorni scorsi e di cui ci parlerà il direttore sanitario, dopo aver sanificato l'intera struttura, pronto a garantire un servizio importante a tutta l'utenza molisana e ai pazienti no Covid. Ma di questo ed altro ne abbiamo parlato, come dicevamo, col direttore sanitario, e soprattutto ci hanno dimostrato i test che proporranno domani alla comunità, 40 euro per scoprire se si è immunizzati, per scoprire se si è candidabili all'esecuzione di un tampone che rilevi il Covid-19, e questo consentirà ai professionisti di fare anche una mappatura di coloro che magari sono già venuti a contatto con il virus e di coloro che invece sono più a rischio. Vediamo tutto, entriamo dentro. Dottor Nicola Manna, direttore sanitario della clinica Villa Maria di Campobasso, da domani si riapre all'utenza, siete chiusi dal 12 marzo, avete sottoposto a test sierologico tutti gli operatori, trovati due positivi, la quarantena, siete pronti per ripartire per le urgenze e per i no Covid? Noi siamo pronti a riaprire, come già anticipato. Abbiamo effettuato un test sierologico su tutti i dipendenti perché volevamo avere la garanzia assoluta che non eravamo un rischio per l'utenza. Quindi noi abbiamo screenato tutti i lavoratori della clinica, tutti coloro che hanno avuto un riscontro di IgM positive sono stati segnalati all'autorità competente, quindi alla direzione sanitaria ASREM. Alcuni hanno effettuato il tampone, alcuni di questi tamponi sono risultati anche positivi, ma queste persone non mettevano piede in clinica già dal 10 marzo più o meno. L'ultimo ricovero c'è stato alla fine della settimana del 17-18, quella settimana lì, quindi non sono più di 20 giorni che la clinica è assolutamente non ha pazienti. Venerdì scorso e sabato scorso, prima di Pasqua, è stata fatta una sanificazione completa di tutta la struttura. Struttura chiusa e sanificata completamente.
C'è un servizio in più però che proporrete da domani alla comunità, e c'è la possibilità di eseguire il test sierologico anticamera eventuale del tampone. Con 40 euro il cittadino, la prescrizione del medico di famiglia, se ha dei dubbi può sottoporsi al test, sarebbe importante anche per una mappatura della popolazione. Questo è il nostro scopo, la nostra ambizione, di creare un piccolo studio epidemiologico su quante persone hanno avuto a che fare con questo virus. Avere a che fare col virus non significa ammalarsi, queste ormai sono cose che tutti conoscono, però significa aver prodotto degli anticorpi. In particolare le IgM, che sono gli anticorpi che si producono per primi, sono presenti già dopo pochi giorni dal contatto col virus. Quindi riuscire ad identificare le persone IgM positive e sottoporre solo quelle a tampone per l'identificazione vera del virus permetterebbe di fare una quarantena mirata, una quarantena precisa, e quindi ulteriormente limitare la diffusione del virus e del contagio. Allora, con la dottoressa Piperni siamo nel laboratorio analisi della clinica Villa Maria, la caposala ci sottoporrà al test sierologico e spieghiamo, dottoressa, come funziona questo test. Allora, con questo test sierologico noi andiamo a ricercare su siero, ma si potrebbe fare sempre con lo stesso test anche su plasma e su sangue, andiamo a ricercare le immunoglobuline IgG e IgM per vedere se il paziente è venuto a contatto con il virus. Questo non è che dice se si ha l'infezione, dice soltanto se c'è stato un contatto recente o remoto. Voi lo fate con un prelievo normale, questa però è una differenza importante. Noi lo facciamo su siero con il prelievo di sangue perché è per una maggiore sicurezza sia del paziente che dell'operatore. E poi anche perché se c'è bisogno di ripeterlo l'esame, noi abbiamo il siero e lo ripetiamo, facendolo dal dito con la goccia di sangue diventa poco praticabile la cosa, ripetere di nuovo la punturina. Ah, è pronto. Allora, siamo pronti? Ok. Inserisco 10 microlitri di siero nel pozzetto, dopodiché metto due gocce di tampone nell'altro pozzetto, quello dedicato. E adesso aspettiamo. Adesso migra e vediamo quello che è presente. Se si colora, se la striscia che si colora è quella sulle M, sono presenti le IgM. Guardando il test si può dire che il test è negativo. Questo per le IgG e per le IgM, quindi significa che non è venuta mai a contatto con questo tipo di virus. Per cui sono una persona più a rischio? Presumibilmente sì. E allora è stata una mattinata particolarmente intensa, lo avete visto all'interno della clinica, sono tutti pronti per tornare al lavoro, si riapre dunque domani, tutti coloro che hanno necessità di essere sottoposti a visite e consulenze d'urgenza qui troveranno la soluzione ai loro perché eventualmente rimasti in sospeso in questo difficile momento per la sanità, e soprattutto da domani chi vuole può sottoporsi anche al test sierologico per consentire anche una mappatura della popolazione tra coloro che sono venuti a contatto con il virus e coloro che non sono venuti a contatto con il virus, come per esempio nel mio caso, spiegava la dottoressa, per cui siamo persone sottoposte a particolari rischi e quindi chiamate ad essere più attenti degli altri. Ora colleghiamoci con il direttore generale dell'ASREM, Oreste Florenzano. Direttore, buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a voi. Per la sua disponibilità. Senta, noi abbiamo proposto in apertura un servizio sui test sierologici, come si fanno, dove si possono effettuare, qual è la loro importanza, qual è l'obiettivo. Anche l'ASREM, lo dicevamo anche nei giorni scorsi, ne ha acquistati diversi, migliaia direi, e sono già in uso, li state già effettuando?
Ne abbiamo acquistati 2000, non sono ancora pervenuti, quindi non sono ancora in uso, però è bene precisare, io non ho ascoltato il servizio precedente, è bene precisare che questi test assolutamente non si sostituiscono ai test molecolari, cioè al tampone, Certo. perché la loro efficacia è tutta purtroppo da dimostrare. Ci siamo determinati all'acquisto perché vorremmo utilizzarli come una sorta di screening, cioè deciso un obiettivo strategico, potremmo utilizzare questi test sierologici per vedere se riscontriamo delle anomalie. Nell'ipotesi che si riscontrano delle anomalie, potremmo andare in profondità con i tamponi molecolari. Certo. Questo è il senso Sì, dell'operazione che noi intendiamo fare. è esattamente il senso che ha dato al servizio la collega Cristina Nino. Senta direttore, contagi fermi a 257, giungono insomma buone notizie dagli ultimi giorni. Sì, giungono buone notizie, anche se ovviamente noi siamo sempre con la guardia alta. Mi dispiace dire queste parole perché vorrei anche io sbilanciarmi e dire che stiamo andando benissimo. In realtà dobbiamo essere sempre attenti, per stasera aspettiamo il processo di un rilevante numero di tamponi, ci auguriamo che non si incrementi il numero dei positivi, però Ecco, nelle notizie positive di oggi sì. possiamo dire che i pazienti sono guariti, quindi i ricoverati in malattie infettive sono scesi a 19, da 21 che ne erano, e conseguenzialmente i dimessi guariti sono passati da 25 a 27. Sommandoli ai 15 che sono certificati guariti perché hanno avuto il doppio tampone, diciamo che abbiamo una bella prospettiva, una prospettiva che ci fa stare più sereni. Senta, direttore, parliamo anche della gestione, dei pazienti affetti dal virus ma che non necessitano di ricovero ospedaliero. Arrivano le USCA, cosa sono? Allora, le USCA sono delle unità speciali di continuità assistenziale, sono formate da personale medico e servono appunto per fornire assistenza e monitoraggio di tipo medico ai pazienti che sono in isolamento domiciliare. Ne abbiamo costituite tre, una a Campobasso, una a Isernia, una a Termoli. Sono dotate anche di apparecchiature particolari, quindi tablet con sonde per fare gli esami per i pazienti, e sono molto importanti perché se voi vedete le nostre tabelle, diciamo che il tasso di ospedalizzazione fortunatamente non è elevatissimo. Abbiamo tanti pazienti che sono positivi, ma sono in isolamento domiciliare perché sono asintomatici o paucisintomatici. Ebbene, queste unità servono proprio per poter monitorare meglio e più attentamente lo stato di salute di queste persone. Bene, grazie, grazie direttore. Ci aggiorniamo ovviamente nel pomeriggio per il bollettino delle 18. Lei diceva un'ultima davvero considerazione velocissima. Lei diceva stiamo processando un buon numero di tamponi. Quanti, direttore? Orientativamente sempre un centinaio. Un centinaio. Bene, grazie a Oreste Florenzano, direttore generale dell'ASREM. Grazie per essere intervenuto nel nostro telegiornale. Grazie direttore. Arrivederci. 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 Allora, noi parliamo di mappa dei contagi. La mappa dei contagi in Molise si presenta a macchia di leopardo. Possiamo anche vederla secondo i dati che sono stati forniti da Regione e azienda sanitaria, da Regione e da azienda sanitaria regionale, dall'ASREM. In 99 comuni su 136 il coronavirus non ha trovato terreno fertile. Molti paesi hanno una popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti, altri sono poco più grandi di un affollato condominio di una città metropolitana. Allora, vediamo nel dettaglio. Iniziamo dal Molise centrale, da Campobasso, che presenta 80 persone contagiate. Poi ci sono gli altri comuni dell'Interland, Spicca in particolar modo Cercemaggiore con 27, Riccia con 7. Ci spostiamo in provincia di Isernia. A Isernia ci sono 7 persone contagiate, 4 a Filignano, 5 a Pozzilli, 4 a Venafro. In Alto Molise, Belmonte del Sannio con 14 contagi, Agnone con 9. Infine il Basso Molise, Termoli 27, Montenero di Bisaccia 11, Petacciato 2 persone contagiate.
Ed ora spostiamoci in Alto Molise, ad Agnone, dove grazie alla generosità di un imprenditore originario di Schiavi d'Abruzzo sarà possibile utilizzare gratuitamente per eventuali attività relative alla consegna di urgenza di farmaci e generi di prima necessità, nonché per l'attività di ricognizione del territorio, un elicottero 4 posti modello Robinson R44. Verrà attivato secondo le necessità del caso per il tramite del COC comunale. Lo riferisce il commissario prefettizio, la dottoressa Giuseppina Ferri. Restiamo ad Agnone perché nuovo sogno agnonese chiede 20 milioni di euro per ridonare dignità al caracciolo. Ci spiega tutto Nicola De Santis. Il gruppo politico Nuovo Sogno Agnonese riaccende la luce dei riflettori sullo stato comatoso dell'ospedale Caracciolo, che in poco più di una decade ha perso oltre 200 posti di lavoro, un bagno di sangue occupazionale in una zona già provata dalla crisi economica, che ha comportato anche un decadimento dell'assistenza sanitaria alla popolazione dell'Alto Molise. All'ospedale di area disagiata, dichiarano gli esponenti di Nuovo Sogno Agnonese, spettano in rapporto alla popolazione 20 milioni di euro, che consentirebbero al Caracciolo di offrire nuovamente cure sanitarie efficienti ed adeguate. Eppure, si legge ancora nella nota, i cittadini dell'Alto Molise pagano le tasse come tutti gli altri molisani, senza tuttavia ottenere in cambio servizi adeguati né sotto il profilo sanitario né sotto il profilo sociale. Basti considerare che per raggiungere Campobasso da Agnone con mezzi pubblici sono necessarie 2 ore. I parlamentari agnonesi furono i primi sostenitori e determinanti per la nascita della Regione Molise. Il bilancio di questa scelta oggi è deficitario. Il perdurare di questa dicotomia apre naturalmente la porta ad ogni valutazione. Questa prospettiva va disinnescata urgentemente con scelte responsabili che mettano in atto meccanismi perequativi. La nota dunque si conclude con questo monito alle istituzioni. Riaprono i negozi per bambini. Noi abbiamo intervistato questa mattina un imprenditore di Campobasso, offriamo il servizio in piena sicurezza. Ci ha detto: speriamo di tornare lentamente alla normalità, ma il danno economico è importante. Vediamo. Si va verso la normalità, seppur lentamente. Da oggi riaprono le librerie, da oggi riaprono i negozi di abbigliamento per bimbi. Noi siamo a Campobasso, in pieno centro. Alle mie spalle c'è uno dei negozi più importanti del capoluogo di regione per l'abbigliamento per i più piccoli. E allora vediamo come si sono organizzati. Claudio, che cosa significa per lei oggi tirare su la serra cinesca? Oggi sicuramente significa soprattutto riuscire a dare un servizio a chi ne ha bisogno, perché chiaramente dobbiamo organizzarci secondo, diciamo, tutte le normative e con tutti i vari dispositivi di sicurezza. Infatti, con quello che oggi siamo riusciti a reperire, diciamo, perché anche questi sono articoli che hanno la loro difficoltà a essere reperiti, cerchiamo di dare il servizio con estrema sicurezza. Infatti, anche ai nostri clienti chiediamo di contattarci prima, perché abbiamo orari limitati, e dare la possibilità di dare una maggiore sicurezza a chi viene, in modo tale da poterli servire in maniera graduale e poter servire tutti con le dovute, precauzioni, insomma. Dispositivi di sicurezza che siamo riusciti a reperire, per adesso sono sufficienti. Avremo a giorni anche dei dispositivi da poter vendere alla clientela, in particolare delle mascherine, diciamo comunque, come nel nostro specifico, che sono di tessuto, trattato al carbonio, che possono essere riutilizzate e quindi, diciamo, un utilizzo un po' diverso anche per organizzarsi, diciamo, nei prossimi giorni, perché sicuramente la situazione è Lei spera che ci lunga. sia un lento ritorno alla normalità, no? Esatto, speriamo sicuramente questo. Siamo consapevoli che ci vorrà del tempo, questo è sicuro, e nel frattempo cerchiamo di organizzarci al meglio. Senta, parliamo anche dell'aspetto economico. Lei ha dipendenti in cassa integrazione? Sì, purtroppo sì, una dipendente in cassa integrazione, almeno in questo periodo, fino al 4 sicuramente sì, poi dopo vedremo.
come si aggiorna, perché ogni giorno cambiano un po' le cose. Il danno economico per un'attività commerciale importante come la sua, i 600 euro che cosa sono? Una goccia nel mare? Non sono nulla, ma anche perché il danno economico è dato soprattutto dal rapporto che abbiamo con le aziende e con le banche. Tutto questo, diciamo, 600 euro magari possono servire per le esigenze quotidiane, ma la difficoltà economica è il rapporto con le aziende, che a loro hanno le loro difficoltà e devono capire, diciamo, che purtroppo devono aspettare più di quello che vogliono. Le banche, perché purtroppo loro non si sono fermate, noi sì, ma loro no. E quindi, diciamo, credo che poi deve essere fatto capire anche questo alle banche, perché io mi trovo 2 mesi fermi, che bisogna posticipare tutto di 2 mesi. Sono fermati. Bisogna posticipare tutto di 2 mesi. Dovrebbero essere posticipate anche queste cose, insomma. Magari, anche magari se le aziende capiscono e le banche erano ferme, sicuramente i problemi erano minori. Ci spostiamo a Isernia, oggi riaprono anche le librerie, siamo stati da Enzo Della Corte per verificare la situazione. Vediamo il servizio di Nicola De Santis. La riapertura delle librerie rappresenta un messaggio di speranza, il primo step verso la normalizzazione, da raggiungere attraverso un percorso lungo ed irto di insidie. Inoltre, il libro rappresenta per il nostro cervello un elemento di assoluta necessità, affinché il pensiero non si atrofizzi a causa della quarantena. Tra le librerie che questa mattina, dopo un mese, hanno riaperto la Saracinesca, c'è anche Della Corte a Isernia. Clienti in coda, ordinatamente, all'interno 1000 precauzioni, tra cui guanti, mascherine, gel igienizzante e nastro isolante a terra per far rispettare la distanza di sicurezza tra le persone. Beh, insomma, dopo un mese di chiusura noi ce la mettiamo tutta, aspettiamo, ci siamo organizzati per rispettare le regole imposte sia dal decreto ministeriale sia dalle regole, diciamo, comunali. Aspettiamo che viene la clientela, noi siamo qui apposta. Un sospiro di sollievo? Beh sì, certo, si inizia a vedere, si inizia a sperare in una riapertura, in uno sblocco, chiaramente non soltanto per noi ma per tutti, e speriamo bene, insomma. Che tipo di precauzioni assumerete? Abbiamo predisposto degli spazi per tenere a distanza sia da noi che la clientela all'interno del negozio. Facciamo entrare diciamo in maniera contingentata, e abbiamo a disposizione i guanti, del gel tipo a mucchina, e quindi questo, quello che è, diciamo, previsto dalle disposizioni attuali. Restiamo a parlare di commercio, lo facciamo con il sindacalista Pasquale Guarracino della UIL, che dovrebbe essere in contatto con noi via Skype, in diretta Skype con noi. Vediamo se c'è, eccolo qui. Pasquale, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, mi senti? Sì, perfettamente. Benissimo, abbiamo parlato di commercio, abbiamo visto alcune attività che oggi hanno rialzato la Saracinesca, librerie, negozi per bimbi. Tu però nei giorni scorsi hai lanciato un appello relativo alla grande distribuzione, alla distribuzione alimentare. Avevi chiesto che a Pasqua e Pasquetta gli esercizi commerciali dovevano in qualche maniera rimanere chiusi, così non è stato. E poni, penso, l'obiettivo ora su ciò che accadrà il 25 aprile ed il 1 maggio. La tua è una posizione ben definita. Bisogna chiudere i negozi nei giorni di festa. Beh, assolutamente sì. Intanto volevo ringraziare per la possibilità che ci viene concessa e dare dei dati iniziali. Allora, la soglia di povertà, intanto in questo momento, passa dal 14,7% prima dell'emergenza a giugno, dove le previsioni la portano al 20,4%, quindi un quinto della popolazione nazionale è prevista. Tutto questo se teniamo in considerazione che in Molise la soglia della povertà è già al 18%. Questo per dire che in futuro ci vorranno sicuramente degli atti concreti, importanti, a partire proprio dalle regioni, che non possono essere però aperture selvagge. Questo
Ringrazio anche quei politici che si sono impegnati in questi giorni a favore di chiusure Pasqua e Pasquetta, e sono diversi, sono Alessandro Pascale, Luca Mangetti, e addirittura i consiglieri regionali del 5 Stelle chiedono a gran voce al governatore Toma di chiudere nei giorni di Pasqua. Questo non è accaduto. Non è accaduto e poteva accadere con due provvedimenti. Uno di carattere comunale, e quindi i sindaci potevano Lo decidere hanno fatto a Termoli, a Campomarino, no? Alcuni sindaci lo hanno fatto in via autonoma. volevo dire questo. Quindi Termoli, Montenero, Campomarino sono dei sindaci, a mio avviso, virtuosi che hanno preferito chiudere e dare la possibilità ai lavoratori di non rischiare, perché loro rischiano tutti i giorni, loro sono come le strutture sanitarie, sono come i medici, sono come gli infermieri, hanno a che fare con tutta la popolazione molisana in ogni punto vendita. Quindi non c'era realmente la necessità di tenere aperto Pasqua e Pasquetta. E questi sindaci virtuosi, ripeto, hanno capito questa esigenza di loro concittadini e hanno tenuto chiuso. Così non è stato per Campobasso, così non è stato per Isernia, così non è stato per Venafro. E adesso, al netto di questo, dove non ha portato assolutamente nessun beneficio quello che è stato fatto, perché sono stati pochissimi, per fortuna, le persone che hanno fatto la spesa nel giorno di Pasqua, che insomma non era proprio necessario essere aperti appunto. Adesso dobbiamo capire che cosa sarà il 25 aprile e il primo di noi. Già oggi scriveremo una nota a tutti gli attori di questa vicenda, sperando che ci sia una considerazione diversa per il Benissimo, quindi tu chiedi di chiudere le attività il 25 ed il 1 aprile. Senti, abbiamo visto sempre nel servizio, abbiamo parlato con i commercianti delle famose 600 euro che riceveranno per il mese in cui non è stato possibile aprire la loro attività. È qualcosa, intanto è qualcosa, è un inizio, ma direi che non basta. Qual è la posizione del sindacato, perché i danni economici sono incalcolabili. Ma appunto, come dicevo prima, direttore, c'è necessità di atti concreti, reali, veri. Adesso questo è un inizio, e come inizio diciamo che è solo una piccolissima boccata d'ossigeno, ma in realtà gli esercenti che hanno le attività chiuse hanno molte più spese rispetto ai 600 euro, tenendo presente che loro con questi 600 euro hanno sicuramente da dover pagare le proprie spese, ma hanno pure una famiglia da dover soddisfare, quindi effettivamente si fa questo con questi 600 euro. Si dovrà fare sicuramente un strategico diverso, sia nazionale che regionale, appunto a soddisfare dietro un'azienda che oggi c'è un imprenditore che è grande, ci sono dei lavori di difficoltà, di questo si deve mettere il conto, è prescindibile. Io Certo. intanto posso solo ricordare una cosa, legata sempre al 25 aprile, dove già alcune regioni virtuose hanno confermato la cura per le iscrizioni. Per esempio, quindi il nostro confinante Regione Lazio per il giorno 5 aprile, 1 maggio, quindi nella speranza che si sveglino. Veramente Bene. possibilità a questi lavoratori di festeggiare in un modo totalmente diverso in casa, sicuramente Pasquale, dal lavoro. grazie per il tuo intervento. Ti lascio anche perché l'audio non è perfetto, quindi qualche passaggio magari sarà sfuggito. Ritorneremo però sull'argomento. Intanto grazie per il tuo contributo. Grazie a te, grazie a te. Grazie dunque a Pasquale Guarracino della Will.
Nei giorni scorsi ci siamo occupati della positività al coronavirus di un infermiere campano che aveva prestato servizio nel reparto di rianimazione del Veneziale di Isernia. Il dipendente ASREM era stato selezionato da una lista di 1000 persone per partire verso il nord in forza alla protezione civile. In quella circostanza aveva scoperto la sua positività. Positivo al Covid-19 solo lui e nessun altro familiare stretto. Questa è la rettifica che dobbiamo all'infermiere, un professionista serio che si è subito autodenunciato avvertendo le autorità preposte e seguendo il protocollo che vige in questi casi, così come bisogna ribadire che tutto il personale sanitario del reparto di rianimazione del Veneziale e i pazienti sono stati sottoposti a tampone con esito negativo. Ed ora l'intensificazione dei controlli che c'è stata nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Il servizio ha comportato l'impiego di 230 unità di personale tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, nonché di operatori delle Polizie Municipali di Campobasso e Termoli. Nel giorno di Pasquetta, riferiscono dalla Questura di Campobasso, nel dispositivo preposto con apposita ordinanza del Questore Giancarlo Conticchio, hanno concorso anche due equipaggi del reparto prevenzione crimine di Pescara, una squadra del reparto mobile di Bari, nonché un mezzo aereo del reparto volo di Bari che ha operato in servizio sulla provincia. In base alle attività di controllo poste in essere sono state sottoposte a controllo 874 persone munite di autocertificazione e sono state elevate 58 sanzioni amministrative. Ed ora il bilancio dei carabinieri di Isernia nei due giorni festivi appena trascorsi, bilancio che conta diverse decine di sanzioni nei confronti dei soliti furbetti, nonostante la stragrande maggioranza degli isernini abbia osservato scrupolosamente le regole. Tra le persone sanzionate, un giovane intento a lavare indisturbato la macchina in strada, chi voleva fare una passeggiata in auto per raggiungere il fiume Volturno per prendere il sole, chi un giro in bicicletta, un altro alla guida dell'auto per comprare un pezzo di ricambio della lavatrice, un uomo preso a fare footing lontano dalla propria abitazione che si è giustificato dicendo di dover tornare in forma dopo la scorpacciata di Pasqua, tre amici che si erano riuniti per giocare a carte, un altro ancora che ha dichiarato di dover andare a pranzo dai parenti per mangiare insieme la pastiera. Tutti sono stati sanzionati con una multa di oltre 500 euro. Ed ora occupiamoci del viadotto Liscione, interrogazione di Antonio Federico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le questioni giudiziarie non rallentino i lavori, dice Federico, parliamo di una strada determinante sia per i collegamenti interni al Molise che per quelli interregionali e oggetto di una serie di interventi previsti all'interno del contratto di programma di ANAS, aggiunge Federico, un'arteria tutta via finita in maniera indiretta all'interno di un'inchiesta della Procura di Catania. Gli interventi previsti riguardano il primo lotto del viadotto di Ponte Liscione tra i comuni di Guardialfiera e Larino e hanno un valore complessivo di 50 milioni di euro. I lavori sono stati aggiudicati nel 2019 alla società AMEC SRL con sede legale a Santa Venerina Catania e sono iniziati alla fine dello stesso anno. Questa società, secondo il nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, sarebbe guidata dalle stesse persone destinatarie a febbraio scorso di un'ordinanza di custodia cautelare in quanto indagate per la bancarotta della società Tecnis S.p.A., tra l'altro in amministrazione giudiziaria tra il 2016 ed il 2017 perché sequestrata nell'ambito di un'inchiesta antimafia. Ho quindi segnalato, dice Federico, la questione al MIT attraverso una interrogazione con cui chiedo quali iniziative di sua competenza il Ministero intenda assumere per assicurare la regolarità dei lavori sul viadotto Liscione. Parliamo anche di microcredito di Finmolise, fino a 5.000 euro per chi è stato costretto ad abbassare la saracinesca. Critiche dal capogruppo del PD Michela Fanelli,
una montagna di carte e documenti da produrre in tempi risicati, dice Fanelli, senza avere nemmeno la certezza di poter accedere ad un vero aiuto, ma soltanto ad un prestito che di agevolato non sembra avere proprio niente. La Regione, aggiunge, va in controtendenza, rendendo poco agevole l'accesso al credito. Oltre un mese fa, continua l'esponente DEM, avevo già suggerito alla Regione di prevedere contribuzioni una tantum e a fondo perduto o fondo perduto in parte alle attività produttive in difficoltà, piccole, piccolissime, quelle del microtessuto dei nostri comuni. Un appello caduto nel vuoto, l'attuale maggioranza, conclude Fanelli, maggioranza di centrodestra, invece preferito emanare un farraginoso bando pubblico di 8 milioni di euro che per la sua complessità sta gettando nello sconforto le aziende più piccole, più bisognose e per questo più a rischio. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Queste le previsioni per mercoledì 15 aprile. La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Le temperature: Campobasso 3-12, Isernia 2-14, Termoli 11-13, Venafro 7-17. L'informazione torna questa sera alle 19.30, restate con noi, linea alla regia, tra pochissimo c'è lo sport, ci sono le dichiarazioni del tecnico del Campobasso Mirko Cudini sulla possibilità di restare nel capoluogo di regione anche la prossima stagione, a tra pochissimo. Lo sport, il calcio di Serie D, Cudini e il Campobasso. L'anno prossimo con il club c'è grande feeling, c'è grande sintonia. Lo abbiamo intervistato, sentite cosa ha detto il trainer dei rossoblù. Mister Cudini, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito. Innanzitutto, come sta? Grazie a voi della partecipazione, ma va abbastanza bene. Tranne l'aspetto mentale, ancora un po' in disordine, però diciamo che la cosa più importante è quella sanitaria e fisica, quindi diciamo che va tutto bene. Senta, come sta vivendo questa situazione, direi surreale? Ma come tutti, credo, di incertezza, di ansia, di attesa per una pronta magari ripartenza, però stiamo vedendo un po' tutti che la situazione sta andando un po' per le lunghe, quindi vediamo, siamo in attesa. Lei spera si possa tornare a giocare magari durante i mesi estivi, magari giocando mercoledì e domenica? Qual è la sua opinione? Ma credo, la mia opinione è che per quanto riguarda la tempistica credo che non ci siano grossissimi problemi. Se prima poteva essere l'aspetto più importante o più difficile, credo che la tempistica di durata non ci siano problemi. Il problema credo che maggiore sia la sicurezza, l'organizzazione che ogni squadra dovrà attenersi, quindi questo credo che sia la situazione più problematica che potrà avvenire. Senta, mister, i calciatori si allenano, invece un mister cosa fa? Riguarda le partite giocate prima della sosta? Si aggiorna? Ma sicuramente si allena anche lui in modo diverso, ma si allena, questo sì. Ma sì, questo sì, mi rivedo un po' di sicuramente le partite fatte mio giorno con video che organizzazioni, associazioni in questo momento stanno andando avanti, quindi cerco di apprendere, di fare il possibile per poter far passare tra virgolette la giornata, al di là della famiglia che si sta in famiglia, quindi c'è sempre da fare qualcosa, però l'aspetto lavorativo sicuramente va avanti. Senta, il Campobasso che abbiamo visto è al massimo delle sue potenzialità oppure può ancora migliorare? Ma credo che ogni squadra possa migliorare, quindi noi eravamo arrivati a un punto buono sia mentale sia fisico sia di gioco. Questo ci dispiace aver interrotto questa strada, però sicuramente migliorabile il Campobasso visto,
al di là dei risultati che stavano arrivando, però sicuramente c'era da migliorare in alcune cose dove poteva darci e può darci quella tranquillità e quella sicurezza in più, ma per questo ci vuole tempo, come ho detto sin dall'inizio, ci vuole tempo per far sì che un gruppo di giocatori diventa squadra, quindi noi eravamo sulla strada giusta e di questo siamo amareggiati. Ultima cosa, un messaggio per i tifosi del Campobasso, per i tifosi del Lupo. Ma è un messaggio è quello di rivederci al più presto, sicuramente, di rivederci soprattutto tutti allo stadio, al di là di quello che può essere la ripresa del campionato che si prospetta forse a porte chiuse. L'augurio è quello di riaprirla al più presto, di far sì che la gente poi possa tornare allo stadio a rivedere la propria squadra e di starci sicuramente vicini ulteriormente in questo periodo difficile, se dovesse esserci la ripresa del campionato. Quindi questo è il mio augurio, con la speranza che stiano tutti bene, quindi questo è quello che posso in questo momento augurare. Questa è davvero l'ultima domanda, so che è prematuro, ma lei come si vedrebbe anche l'anno prossimo a Campobasso? Ma sicuramente problematiche non ce ne sono per quanto mi riguarda, al di là di come non sappiamo nessuno come può andare a finire questo stop, se si riprenderà, se dove saremo, non lo so, ma per quanto mi riguarda con la società non c'è nessun tipo di problema nel continuare quel percorso che abbiamo iniziato, quindi di questo siamo consapevoli entrambi, quindi c'è grossa fiducia, c'è grosso rispetto, per quanto mi riguarda il problema non sussiste. Continua la nostra rubrica con le interviste agli sportivi molisani impegnati fuori regione. Oggi le impressioni del pallavolista agnonese Stefano Patriarca, stagione chiusa, unica soluzione, le parole del centrale del Castellana Grotte. Lo ha intervistato Vincenzo Ciccone. Stefano Patriarca, centrale agnonese della Mater Domini Castellana Grotte. Nei giorni scorsi la federazione ha interrotto il torneo senza stabilire retrocessioni o promozioni. Era a tuo avviso l'unica decisione possibile? Per quello che riguarda A2 e A3, credo che sia stata veramente una scelta molto giusta, corretta e rispettosa della salute di tutti quanti, visto la pandemia che ci ha investito in questo mese, era inevitabile una decisione del genere. Per quello che riguarda noi, parlo di noi come A2, come categoria di A2, è stata una scelta giusta. Per quello che riguarda la Superlega, secondo me si poteva attendere ancora un po', perché comunque la Superlega ha degli incassi molto alti che inevitabilmente vanno a finire a budget, diciamo, hanno degli incassi importanti che fanno parte del budget. Noi, per quanto riguarda la Serie A2, abbiamo dei buoni incassi, il pubblico ci segue, ma è comunque una piccola parte di tutto il budget complessivo di una società. Quindi sicuramente l'impatto economico è stato minore per noi di A2. Noi soffriremo per via delle, perché comunque le società di A2 sono formate da tanti piccoli sponsor, tante piccole aziende che ci danno una mano. Noi soffriremo di più per quello, perché comunque molte aziende si tireranno indietro. Con la Mater Domini, nell'ultima gara disputata contro Lago Negro, hai vissuto l'esperienza di una partita giocata a porte chiuse. Che sensazione è stata? La nostra ultima partita è stata domenica 8 marzo contro Lago Negro in casa, a porte chiuse, in un ambiente veramente surreale. Spero veramente di non ripetere mai più un'esperienza del genere, perché il pubblico è fondamentale per noi, è il sale di questo sport, ma come di ogni altro sport. Il pubblico ti dà quella carica in più, ti dà quella marcia in più per dare sempre il meglio, e veramente giocare a porte chiuse è un'esperienza assolutamente da non ripetere più. Come giudichi nel complesso la tua stagione? Il nostro campionato
si stava rivelando veramente esaltante. Avevamo fatto un girone di ritorno molto importante, con tante vittorie anche contro squadre di prima fascia. Eravamo in piena zona playoff, quindi in piena corsa per tutto. E veramente questa sospensione ci ha veramente fatto male, perché avevamo un entusiasmo, sia noi giocatori che i dirigenti che il pubblico, avevamo l'entusiasmo alle stelle ed eravamo sicuri di poter raggiungere dei traguardi importanti. Per quello che riguarda me, devo dire, questi 3 anni con la Mater Domini sono stati, a livello realizzativo, sono stati i 3 anni più belli della mia carriera finora. Ho trovato una continuità di rendimento ve veramente importante. Sono sempre in cima a tutte le classifiche di rendimento, e questo indubbiamente è frutto del lavoro che abbiamo fatto in questi 3 anni, con Coach Castellano. Sia a livello fisico che a livello tecnico, perché veramente è stato un programma. Sono stati 3 anni ben programmati, ben strutturati, dove tutti quanti siamo cresciuti sia a livello fisico che a livello tecnico. Stai vivendo questi giorni di quarantena ad Agnone con i tuoi? Che cosa ti senti di dire ai molisani in questo particolare periodo? Sì, io ho avuto la fortuna, dopo l'ultima partita, di poter tornare a casa prima dell'11 marzo, che poi è stata la chiusura totale di tutta la circolazione. Sono riuscito a tornare a casa e questo periodo qui lo sto trascorrendo con i miei, e mi reputo veramente molto fortunato, perché ci sono persone che non sono riuscite a tornare, come mia sorella e mio fratello, che sono rimasti al nord, ma come me tantissimi altri familiari che non sono potuti tornare in famiglia e che stanno trascorrendo una quarantena magari da soli, ma magari anche impauriti, e a loro essenzialmente voglio rivolgere questo messaggio. Vorrei cercare di dare un po' di forza e un po' di coraggio a tutte queste persone che si sono trovate da sole a vivere questa quarantena, questa pandemia, e ricordare a tutte le persone che il molisano è un combattente di natura, quindi ce la faremo assolutamente a superare questa emergenza, e torneremo tutti quanti insieme ad abbracciarci, torneremo a visitare il nostro fantastico Molise. Perché ce lo meritiamo, perché stiamo facendo sacrifici, questi sacrifici prima o poi verranno ripagati. Quindi tenete duro. È tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per averci scelto. Arrivederci.